Carfora. Pallone un po' corto, mette in difficoltà Schiavone, recupera la Juve con Vucinic. Del Piero può anche calciare, ma va ancora da Vucinic con Vucinic. Grande parata di Branescu, nella prima vera palla gol della Juve. A palla intercettata, Del Piero per Vucinic. Arriva anche Pasquato e ha spazio. Del Piero controlla, manda in porta Pasquato. Pasquato! Arriva il gol dell'1-0 al 29esimo minuto. Azione veloce di ripartenza della Juve A con Del Piero che ha mandato in porta Cristian Pasquato. Carfora, buona personalità di questo esterno destro che ha difeso con aggressività. Cerca sempre di accompagnare l'azione d'attacco. Qui Beltrame trova il tocco e il gol del pareggio su Manninger in uscita. Il gol di Stefano Beltrame al quarto della ripresa. Vale per il pareggio della primavera. Profondità c'è Iaquinta, possibile uno contro uno di Iaquinta. Contropiede della Juve, arriva anche Matri a sostegno, c'è anche Lichtsteiner. Iaquinta va in porta e trova il gol del 2-1. Un gol importante anche a livello personale dopo l'infortunio per Vincenzo Iaquinta. Bella azione personale, conclusa con il tiro potente. Tutti dentro a saltare. Liviero, pallone deviato, area piccola. E arriva il gol del 3-1. Ha toccato forse per ultimo Cipsa, ma c'era Motta. Rivediamo, cerchiamo di capire chi è stato l'ultimo a toccare. È Motta. Parte Ziegler. La conclusione in porta dello svizzero, è 4-1. A segno i due esterni, prima Motta, poi Reto Ziegler. Arriva il fischio, la Juve A batte la Juve B 4-1, invasione e gioia per tutti.